per la reale ragione per cui i militari italiani sono a Nassiriya. Il secondo tema è il silenzio omertoso dell'informazione di fronte alle emergenze processuali che coinvolgono i politici su accuse di Tanzi. Due, il terzo tema è le vere ragioni per cui si è fatta la guerra, è stata la vera ragione per cui si è fatta la guerra, soprattutto come poteva essere trovata la stessa soluzione, una soluzione di pace in Afghanistan, e quindi con particolare riferimento al valore dell'occhio. La quarta, ma quella proprio se c'è tempo, se no lo possiamo fare purché prima del 13 giugno, la ragione per cui vorremmo che alcuni di noi, a cominciare da personalità della società civile, appunto come Silvana Mura, per andare come a Giulietto Chiesa o a tanti altri che possono andare in Europa a raccontare e a rappresentare quell'altra Italia, quell'altra informazione, quell'altra realtà. Se ci abbiamo tempo, bene, altrimenti prima del 13 giugno tempo lo troviamo. Allora, andiamo con ordine. Questi i temi, però solo due le dico. Solo due. Questa è moneta di questa informazione sulla base di atti esistenti, come se fossimo in un tribunale. E cioè nel tribunale il relatore, la prima cosa che fa, racconta i fatti per così come risultano dagli atti. Agli atti risulta che alla fine degli anni 80 Leni entra in rapporto commerciale con Saddam Hussein. Mi spiego meglio. Alla fine degli anni 80, durante gli anni 90 per intenderci, in pieno embargo commerciale, ciò che affermo, ripeto, non è ciò che dice il pieno, è ciò che risulta da atti e documenti che abbiamo avuto modo di acquisire e soprattutto dalla testimonianza di un ex dirigente dell'ENI che è stato compartecipe di questa operazione avvenuta in Iraq, tra l'Iraq e l'Italia. Questa persona attualmente è andata in pensione dopo 25 anni, dopo 25 anni che ha fatto il funzionario commerciale dell'ENI, e con particolare riferimento alle attività commerciali da svolgere in Medio Oriente, decide di votare il sacco. Queste dichiarazioni sono state raccolte in un, diciamo così, in un dossier che fa parte di un ponderoso allegato di un'interrogazione parlamentare che abbiamo presentato già da diverso tempo al governo. Già è stato difficile trovare qualche parlamentare di centro-sinistra da presentare, perché tutti a dire il mondo va male, non soltanto perché ci sta Erode, pure perché ci sta Poncio Pilato, che si dire lì. Allora, dicevo, a seguito di questo risultato risulta che a cavallo tra gli anni 80 e 90 Saddam Hussein, in pieno imbarco, decide di trovare una soluzione per aprire un dialogo con il mondo occidentale diverso dagli Stati Uniti. Non lo decide solo lui, lo decide anche Gheddafi in Libia. Come avete visto, Gheddafi in Libia e Saddam in Iraq erano tutti e due considerati dittatori di uno Stato canaglia. Tutti e due erano considerati allo stesso modo. L'esito, come avete visto, è diverso. Per Gheddafi si è trovata una soluzione negoziale, una soluzione di democrazia e di pace, per Saddam una soluzione di guerra. Tutte e due, per l'amore di Dio, i loro problemi. Anche Gheddafi ha fatto buttare giù l'aereo, ricordate, alla fine degli anni 80 Saddam decide, come Gheddafi, di aprire un dialogo commerciale e politico con i paesi, con alcuni paesi della vecchia Europa, per cercare di superare l'embargo politico, economico e quant'altro. Lo apre con quattro paesi: la Spagna, l'Italia appunto, la Germania
e la Russia, o meglio, lo apre con le società di idrocarburi a partecipazione statale di questi quattro paesi. In Italia, voi sapete, c'è l'Eni, in Spagna c'era quella della Spagna e così via, io sono di Roma, non me li ricordo. Qual è l'accordo che mette in piedi con questi paesi e qual è la contropartita? L'accordo è, se fosse un contratto commerciale normale, bisognerebbe annullare quell'accordo perché chiaramente vessatorio nei confronti del, tra virgolette, povero Saddam. Poi, tra virgolette, è chiaro, io non sto mica a spia a difendere Saddam, ci mancherebbe altro. Tra le cause che vengono inserite ci sono le seguenti. Le altre tre società di idrocarburi degli altri quattro paesi hanno assegnato ognuno uno giacimento petrolifero che sta in Iraq per il totale del 50% delle risorse petrolifere che l'Iraq aveva stimato presso le Nazioni Unite. Perché fa questo Saddam? Prima di tutto perché le Nazioni Unite risultano stimate sotto il territorio del territorio iracheno, risultano stimate 130 miliardi di barili di petrolio. In realtà Saddam sa, così come sanno anche fonti di intelligence, soprattutto inglesi, che oltre a 400 miliardi di barili, non miliardi, miliardi, oltre 400 miliardi di barili sono stipati sotto il territorio iracheno, facendo la maggior risorsa di tutto il mondo di idrocarburi allo Stato Unito. Quindi il tesoro, il vero tesoro mondiale del futuro del mondo sta sotto l'Iraq. Sta mettendo in vendita il 50% di quello stimato ufficialmente, mette in vendita in realtà 50 miliardi di barili di petrolio e li mette in vendita a quattro paesi. A quale condizione? Il paese che va a estrarre il petrolio avrà innanzitutto tutte le spese, cioè voi, chi di voi fa impresa o che lavora in impresa sa che il lavoro di impresa che fa? Tutte le spese, poi di quelle che avanzano le spese si ripartisce l'utile fra quelle dell'operazione, tutte le spese vengono sostenute dal governo iracheno per l'estrazione del petrolio. Come vengono pagate? Non a soldi, non a dollari, non a euro, non ci stava allora, ma vengono pagati in barili di petrolio, è chiaro? Quando si azzera l'operazione, ogni euro, diremmo oggi, ogni 100 lire, dicevamo allora, ogni euro di guadagno, 70 lire al paese produttore sul petrolio e 30 lire a chi la estrae. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è un doppio guadagno per ogni paese. Primo, che le spese di produzione vuol dire tutto il lavoro e quindi anche tutto l'utile del lavoro, quindi tutta l'attività imprenditoriale, e in più un 30% netto proprio di meno cash finanziario, un'operazione che ha superato anche gli utili che era riuscito a creare Mattei. Le grandi operazioni che fece Mattei lo faceva al 25%, la più grande prima di questa operazione. L'altro contratto maggiore e migliore che fece Leni fu con Mattei, dove prendeva sì il 25% di utile, ma per pagarci con quell'utile, non era l'utile, era il ricavo, per pagarci anche le spese di estrazione. Capite? Perché ha fatto questo Saddam? L'ha fatto per un motivo politico, vale a dire cercare il consenso delle quattro nazioni che erano più vicine ai suoi interessi per rompere l'embargo internazionale. I quattro paesi, uno di questi quattro era l'Italia. Dai documenti acquisiti che abbiamo prodotto, stiamo parlando di 15 giorni fa, al Parlamento, al Ministero, risulta che la zona all'Italia era stata assegnata 7 miliardi di barili. Di questi 7 miliardi di barili, tutti in una sola zona, dove? A Nasiriya. Allora, abbiamo stabilito un primo dato di fatto. Questi sono documenti ufficiali, è una testimonianza riferita da chi la fa, non da casa. Finisce lì. L'America fa la sua guerra, dice che ci stanno le bombe, che ci stanno facendo morire delle armi chimiche, di tutto quello che arriva, boh, scoppia la pace, Berlusconi, caro Accardelli, allora se c'è la ricostruzione ci sto qui. Si fa il suo weekend a Accardelli e arriva, aiuteremo la ricostruzione, manderemo i carabinieri in Iraq, manderemo, patto, andasse.
la prima volta che vengono visti i carabinieri, vi ricordate il posto dove i carabinieri purtroppo sono morti di quell'attentato? Tutti abbiamo detto perché stanno lì, tutto ciò che è stato detto a noi, ma probabilmente anche ai carabinieri, anche a quei poveri carabinieri, è stato detto: siete lì perché voi, come siete, come dicevano i friendly, cioè c'è un atteggiamento amichevole che dobbiamo tenere con loro, perché a noi ci vogliono bene, perché ci guardano in faccia e dicono: oh, no, paesano, pacca la palla alla spalla, sono paesano, siamo paesi, gli italiani sono diversi, gli italiani sono amici. Questa è l'immagine che si è voluto dare. Tutti quanti l'hanno interpretato così, meno il nostro testimone, che ha riconosciuto, appena visto la prima fotografia che è arrivata lì, ha riconosciuto i carabinieri: uè, ma hanno piazzato i soldati a piazzare qui a 100 metri dalla raffineria. Che ci fanno proprio a 100 metri dalla raffineria? Ma lì è bruttissimo, è una posizione indifendibile. Perché l'hanno messo tra tanti posti, invece di mettere in un posto isolato, proprio 150 metri dalla raffineria, così vicini che la telecamera l'ha ripresa? Quello del TG1, il TG2 mezz'ora dopo ha fatto vedere la prima parte, ma questa fotografia non si è vista più, e da allora non si è vista più questa seconda fotografia. Terza fotografia, ed è di quest'anno, inizi di quest'anno. C'è il periodo della ricostruzione. Sempre la domanda che noi ci poniamo, perché da informazioni assunte risulterebbe che Bush, se voi ricordate, Bush la prima cosa che ha detto, adesso per tutto ciò che riguarda la ricostruzione e quindi anche la distribuzione delle materie prime del petrolio, tutto questo se ne occuperà l'amministrazione americana. Tra le tante cose che ha fatto l'amministrazione americana, due cose ha fatto ultimamente. Primo, ha assegnato al funzionario italiano il governo laterale della Siria. Secondo, ha riconfermato il contratto a lei. E lo ha riconfermato alle stesse condizioni, che non si capisce per quale ragione dovrebbe consegnare alle stesse condizioni. È un contratto che non avrebbe alcun senso dal punto di vista economico. Allora la domanda, mi fermo qui ma la lascio lì a voi, questa io credo può essere una ricostruzione sbagliata, è una ricostruzione da valutare. Cioè la domanda se in Iraq ci siamo andati per portare solidarietà e pace o per difendere un profitto di un ente pubblico e quindi di un gruppo di potere e quindi del nostro paese, 7.000 miliardi di barili, sono 10 anni di petrolio, per l'amore di Dio. Vorrei ricordare una cosa, che anche la Germania aveva lo stesso interesse rispetto a come ce l'avevamo noi, e anche la Russia, però hanno anteposto l'interesse generale, non mandando le truppe per l'una e l'altra, all'interesse particolare di farsi gli affari economici propri. Allora la domanda che io mi pongo, in questo paese di informazione fasulla, una controinformazione di questo genere, una serata di porta a porta, lo meriterebbe o no? Mi hanno chiamato, io glielo ho detto e mi hanno chiamato. Porta a porta mi hanno chiamato. Finisco qui così battendo una volta sola, magari mi battendo. Mi hanno chiamato porta a porta, io ho mandato a dire porta a porta sulle cose. Mi hanno chiamato 7-8 giorni fa. Allora puoi venire a posare, però non puoi venire a posto Sanremo per parlare di Sanremo. Ma va! Imprenditore, interessava i risparmiatori, interessava le prime banche, sembrava addirittura che interessava il banchetto. E allora tutto, perché tutti, per motivi politici a destra e a sinistra, avevano interesse a dire: noi tuteliamo i risparmiatori, noi qua, in galera devono andare, tutti in galera. Ricordate, c'è stato un momento, i primi giorni, il primo mese, proprio veramente tutti forcaioli, ma a destra come a sinistra, si faceva una gara, perché questa è una cosa vera, non come quella che c'è dopo la gara tutta basura. Sembrava una cosa incredibile, erano tutti d'accordo, perché? Perché sanno che il popolo dei risparmiatori e il popolo dei consumatori e su quelli che votano, e allora io tutti quanti si mettono e allora tutta fa la cosa. No, sono l'unico scemo che non ancora va a fare la manifestazione pro risparmiatori. In compensa abbiamo aperto due uffici legali gratuiti con 11 legali per parte, per offrire gratuitamente la difesa legale a tutti questi risparmiatori senza andare a fare la manifestazione. La cosa che indigna qual è? Che tutti si pensavano che tanto si fermava lì, il magistrato invece che ha fatto
cominciato a domandare dove è messo? Che c'è fatto? E cominciato a scoppiare. Da fatto, quello che facevo sempre anch'io, visto che sono amici del regole mie. Il primo verbale di interrogatorio che risale a un mese e mezzo fa è un verbale di interrogatorio che è stato segretato. Io non lo so perché è stato segretato, se c'è qualche giornalista. Lo so perché il verbale segretario è stato pubblicato da qualche giornale, non in questo senso, non perché c'è il collega che me lo dice, perché il verbale segretario è stato pubblicato. E ho visto, appena che ho visto come il contenuto di quel verbale, ho capito, perché voglio dire, me lo ricordo quando il collega attuale, che era uno a cui spiegavo come bisogna fare, così dicevo, la prima cosa che fai, lo dicevo sempre, quando ti trovi uno di questi che ha tante cose da dire, se tu fai un verbale, il tempo passa, in una giornata, 10 ore, 10 ore, se tu ti fai raccontare soltanto la storia della mazzetta, bene, se la faccio così, fanno prima a prendere che raccontarla, allora, ma è vero, io a un certo punto un signore, mi ricordo, un giovane ai miei tempi, che aveva fatto, era da 3 mesi che faceva l'imprenditore, aveva fatto solo 3 appalti, aveva pagato tutte 3 volte, gli ho detto, ma perché gliel'hai dato? Ma gliel'hai chiesto? No, te l'ho offerto? No, e perché hai fatto? Si faceva fare. Quindi voglio dire, ci abbiamo messo più tempo a raccontarlo che lui a dargli, più come l'ha vista, gliel'ha messo in tasca, non c'è stato proprio bisogno di, ma la spesa si chiede. In questo caso, con la cosa che indigna, qual è? Che cosa hanno fatto i magistrati? Hanno fatto la cosa giusta. Il primo verbale si chiama verbale di sintesi, cosa vuol dire? Fammi una cosa, queste 5 ore non impegniamole a dire come si svolgono i cose, ci vuole 5 ore per dire. Fammi le regole, indice sommario. Dimmi per favore, 10 a Giovanni, 3 a Nicole, 4 a Silvio, 7 a te, per chi, per dopo. E ha fatto l'elenco. Dopodiché a uno li riprendiamo giorno per giorno e durerà 3 mesi. Questo interrogatorio di sintesi è uscito, avete visto voi tutti quanti, ma che accuse sono? Sono generiche, non vuol dire niente. Guarda che quello è l'indice, non è quello che ci state a deve uscire ancora. Adesso che l'hanno capito, non so se avete visto, ci sono 3 silenzi, 2 di troppo e 1 da studiare. Quello da studiare è quello dei magistrati, cioè vogliamo capire, ed è necessario capire se dopo 12 anni non ci sia stato un tale martellamento delle menti per cui il magistrato preferisce indagare prima sui singoli casi di truffa e piuttosto dopo sui casi di corruzione politica, il che è legittimo, perché non ha la prescrizione acquisita. Ma questo dobbiamo dire allo Stato che dobbiamo essere grati ai magistrati che usano il silenzio. Se è un silenzio fattivo, meglio, ed è buono così. Se dovesse essere un silenzio assenza, allora ci dispiacerebbe, ma i parametri di riferimento che abbiamo, che è tutt'altro che assenza, come avete visto che si sta sviluppando in questi giorni. Perché vi ho tenuto questo discorso? Sempre a proposito delle informazioni, ma perché i giornali, quelli blasonati, non ne parlano? E perché non ne parlano né a destra né a sinistra? Perché Tanzi faceva come faceva Gardini, a destra e a manca. Per me pare sono i cartini, ci hanno messo pure quelli della Lega, ma mi pare che pure questo non era meno, perché si ricorda che pure da questa parte la differenza tra i due qual era? Che il gesto di Gardini era molto più nobile, perché Gardini aveva il pudore, aveva talmente pudore che versava in nero illecitamente. Adesso, dopo 10 anni da Mani Pulite, scoperto che i politici che prendono i soldi, tutto sommato, sono belli, si fanno fare fotografie, guardate, l'interessante non è essere facce nuove, ma l'idea è chiara, fa che, avete visto De Michelis, no? Che fanno tutte queste cose. Allora, visto che tutti quelli che hanno rubato nella Prima Repubblica sono tutti tornati, adesso poter dire che anch'io politico ho preso i soldi è un pigrigia, è un attacco sul cucino, capisci? Allora, prima Gardini aveva necessità di farlo in nero perché nessuno lo voleva far sapere, erano tutti un po' curiali, insomma tutti quanti andavano a messa a mezzogiorno e poi lunedì mattina, allora lunedì mattina, perché di regola succedeva così, perché il buon sabato doveva partire andando a caccia, passava prima loro. E allora con Tanzi invece magari non sono neanche reati, perché? Perché se lo sono pure messa a bilancio sta roba, l'hanno pure dichiarato alla Camera dei Deputati, io sto a posto, l'ho dichiarato, avete visto
12 anni fa c'erano dentro tutti, a destra come a sinistra, l'alleanza nazionale no. E uno si dice, ma perché lì sono quelli più no, e quelli che non stavano al governo, adesso sono andato al governo e ci stanno dentro quello. E allora questa è la fregatura. Allora quello che rimane, c'è da rimanere male, perché l'informazione non ne parla? Perché l'informazione purtroppo si è politicizzata, è diventata di parte, anzi di doppia parte. Perché mi dispiace di questa maggioranza che conosciamo, ma di questa opposizione che berlusconeggia un po' ogni tanto, non ci piace affatto. Noi la dobbiamo appoggiare per partito preso per definizione. Cascasse il mondo, e anche di nascosto io l'appoggerò. Mi è capitato a Trento, le ultime elezioni, non ci hanno voluto. Noi l'abbiamo appoggiato zitto zitto, non gliel'abbiamo detto, l'abbiamo invitato a vincere. Però è brutto, è umiliante fatto questo. Però dobbiamo porci il problema prima o poi con questa classe dirigente. Se non cambiamo classe dirigente, non c'è paese che tenga, non c'è realtà che tenga. Cambia per il suo, la linea per il suo. Leggo soltanto la 191 perché le conclusioni, ma sono tre pagine, va detto.
che devo sapere di più, poi dico come fare la ricerca. L'inchiesta sulla tangente rossa del targata Fiat passerà per competenza della Procura di Milano, cioè ero io che indagavo, a quella di Venezia. Vale a dire, c'è stato un cambio di competenza che ha prodotto un allungamento di tempi, perché stavamo facendo noi l'indagine e quindi noi eravamo già al processo che arrivava. Tra un rinvio e l'altro è arrivata a Venezia e quindi si concluderà solo il 17 febbraio 2000. Tenete presente che io avevo provveduto al rinvio a giudizio nell'agosto del 1994, quindi tra una riffa e l'altra sono passati 6 anni. Con una sentenza di prescrizione per De Piccoli e Morandina, ritenuti dai giudici di Venezia responsabili di aver ricevuto quel finanziamento illecito dalla FIAT, ma non punibile per il solito fattore tempo e quindi per prescrizione. Nel 1998, è chiaro il concetto? Questi due signori, se non ci fosse stato un problema di trasferimento di competenze, di rinvio per rinvio, lo so, fa, tutti quanti sappiamo che lo facessero prima di questi, però c'è stato. E se è un'indagine che ho fatto io, e io sono andato nel 94, quindi è un'indagine che sarà prima del 94. È un'indagine che finisce nel 2000, a Venezia, finisce per prescrizione ma con la dichiarazione che quei soldi erano ricevuti. Nel 1998 De Piccoli, 98 che cos'è? L'anno in cui viene buttato giù Prodi e fatto diventare il nuovo governo. De Piccoli diventerà sottosegretario all'industria nel governo D'Alema e nel 2001 segretario dei DS nel Veneto. Tale, scusate, lo so che fa, ma non è colpa mia, non è colpa. Ma non è colpa mia, ne parlo qui perché stiamo parlando tra amici e compagni e quindi non ne stiamo parlando tra chi deve votare dall'altra parte, stiamo votando da chi per definizione deve votare da questa parte, da questa parte centro-sinistra, anche se sì. Però se queste cose non ce le diciamo e se continuiamo a dire, lo dico all'amico che ha detto oggi, però pensiamo a sconfiggere la destra e poi vediamo. Ecco, su questo dobbiamo fare a capirci, perché se il concetto è che dobbiamo stare tutti uniti per vincere il centro-destra, già va, ci credo a tal punto che abbiamo già dichiarato che al 2006, mi auguro prima, per ciò che mi riguarda e per ciò riguarda quella formazione politica che ho l'onore di rappresentare, noi appoggeremo il centro-sinistra a prescindere, non ce ne cascasse il mondo, a costa di scappare in un mondo formale e così. E se nel 2001 non l'ho potuto fare, non è perché non lo volevo fare. La cartina di tornasole è perché oggi nel 2004, quando hanno fatto la lista unitaria, ho chiesto di entrare e mi è stato detto di no. La sfortuna loro è che questa volta non sono stato così sciocco come allora, che mi sono imputato, mi dici di no e io me ne vado da solo. La sfortuna loro è che questa volta mi dicono, mi dici di no e io dico lo stesso. Capito? Ma quest'atto di responsabilità bisogna cercare di ragionarci sopra. Voglio dire, perché hanno detto di no? Ma davvero voi siete convinti che all'interno del centro-sinistra completo, non sto parlando di Fassino, stiamo parlando di un Carantò, stiamo parlando di tantissimi Carantò che stanno a destra e a sinistra, ma purtroppo all'interno del sistema politico italiano, a destra come a sinistra, permane ancora un sistema trasversale che c'ha i conti propri trasversali tra di loro in materia di giustizia. C'è il vero conflitto di destra. Noi dobbiamo battere per lo scuolo tutti insieme e ci mancherebbe altro. Ma il problema è, posto che nel 2001 neanche ci hanno fatto entrare, non ci hanno voluto nel 2001, posto che nel 2004 tutti siete testimoni che non ci hanno voluto, ma davvero voi pensate che una forza politica dello 0,7% può porre il veto a 1,4%? Ma davvero voi pensate che il Boselli di turno può dire no tu no? Se ha potuto dirlo è perché è stato mandato avanti l'asino, perché quell'altro dietro del padrone dice che così vuole. Se ha detto di no perché qualcuno lo va, se ha detto di no perché qualcuno ha interesse che non sia così. Su questi temi dobbiamo ragionarci. Allora perché dicono di no? Non dicono di no certamente per Passino, non dicono di no certamente per i Chinti, per la classe più operativa e più intelligente che sta all'interno della sinistra e di tutto il centro-sinistra. Dicono di no perché purtroppo già dal vecchio governo del governo Pro
attuare un provvedimento che provvedesse in modo chiaro a eliminare il conflitto di interesse vero del nostro paese, quello parlamentare, non quello governativo. Berlusconi lo sai, lo conosce, lo eviti, ma ci sono 104 persone che stanno in Parlamento e hanno avuto problemi di giustizia. Ma se vai nel più ghetto malfamato di Milano piuttosto che di Napoli, non c'è il 10% dell'elettorato dei cittadini che ha avuto problemi di giustizia. In Parlamento sì, questo è il vero problema. Il vero problema è che bisognava fare una norma in cui si diceva: coloro che sono stati condannati non possono essere candidati, coloro che sono stati in queste condizioni all'Italia dei Valori per farsi candidare, c'hanno un sacco di voti, perché farsi candidare, uno che ha il pacchetto di tessere, farsi candidare con l'Italia dei Valori è un bijou, perché si fa eleggere perché le tessere ce l'ha lui con il voto di scambio, tutti in relazione, e si presenta pure per Ginello, per cui se dovessi ragionare soltanto per in termini di successo, di percentuale, come mi sembra che vogliono reagire questi, anch'io potrei fare un risultato della miseria, ma se dovevo ragionare per vincere, andavo ad ammiccare a D'Alema, mica da Occhetto. Vado da Occhetto perché sto parlando a una persona per bene, con tutto il rispetto per D'Alema. E allora, sono d'accordissimo con te e ti posso assicurare che io lavorerò per far vincere il centro-sinistra. Il problema è un altro. Posto che il centro-sinistra è una coalizione, almeno che non diventa adesso sto partito unico, poi vorrei sapere che sinistra che diventare. Perché anche quelli dovete piazzare, ognuno di voi si dovrà interrogare, e mo chi siamo? Siamo un po', mi dovete chiedere chi siete, perché se sentite parlare Bosetti dice una cosa, dice per un tempo in altro, no, il tempo non va bene a seconda della. Sarà. Saremo tutti insieme alle prossime europee, ma voi permettere, se alle prossime elezioni europee prendono 0,5%, basta, la legalità mandatela, siccome si dà l'idea che se la legalità, se noi dovessimo prendere un bel voto, allora diciamo la legalità è di tutti, se 0,5 diranno subito la legalità non interessa più a nessuno, hai capito come funziona? A vincere, come si dice, andiamoci, cioè, come diceva l'avvocato, se vinciamo abbiamo vinto, se perdiamo hai perso, questo è il concetto, e così faranno pure questa. Allora io quelli che ti lancio la prima chiesa. Sì, dobbiamo fare in modo di stare tutti insieme, ma non è giusto dire oggi sconfiggiamo la destra e poi vediamo. Oggi facciamo due cose, prendiamo due piccioni con una fava, sconfiggiamo la destra, però tutti insieme ridistribuiamo i voti all'interno del centro-sinistra per dare più peso ai dati dei conti di politica, per dare più peso a coloro che sulla determinazione e la coerenza vanno oltre le parole. Noi 1 milione di firme quest'estate, contro la legge sull'immunità parlamentare che Berlusconi si è fatto fare per non farsi processare, noi l'abbiamo raccolto e non le abbiamo raccolto noi ci abbiamo messo l'anno, ma senza i voti alle feste dell'unità, quindi senza i vostri voti, non l'avremmo, senza i vostri firme non l'avremmo mai raccolto. Allora se questo è il popolo, questo popolo si deve ritrovare tutti insieme per cercare di sconfiggere Berlusconi, ma di ristabilire la retta via a chi la sta smarrendo e sta sberlusconeggiando un po', perché passare da Berlusconi a Berlusconi non è il massimo della soddisfazione. E allora poi mi avvio alla conclusione: rubare per i partiti, rubare per se stessi, l'altra domanda, l'altra ancora, l'informazione che non ho occultata nello stile, ho già detto, quindi devo parlare soltanto di rimborso al partito, di rimborso per se stessi. Guardate, qui non si può generalizzare, perché non è vero che nessuno ha mai detto che si trattava di rimborso per il partito, di rimborso per se stessi. Il maggior teorico delle spese elettorali per il partito è stato proprio Gans, teorico, mica scemo, tutti colpevoli sul colpevole, mica scemo, è fatto per la politica, non è fatto per se stessi. Qui dobbiamo distinguere. Ogni caso ha la sua storia personale. Perché è certo che chi è entrato dentro un sistema per fare in modo che il partito potesse avere la possibilità di avere i fondi per governare, ha commesso dei reati.
ma è stato una, diciamo così, un soldato. E anche certo che molte persone hanno rubato per se stessi dicendo, e molte altre persone che non hanno rubato per se stessi dicendo che erano impartiti. Vi faccio due esempi, io sempre esempio. Se non ci credete, qua ancora. Primo esempio, fine 91, primi 90 anni, 12-15 gennaio 91. Sama Gardini dice a Sama, oh, ho parlato con Forlani, vedi un po' di portare questi soldi a Cittadisti. Non so come funziona. I capi in testa si parlavano fra di loro e si parlavano dei massimi sistemi, non c'era mica bisogno di dirti di certo lì. Buongiorno, buonasera, come facevo tanto come facevo? Buongiorno, buonasera, noi faremo una politica, noi aiuteremo la politica. Questo quindi si nasconde, ricordate il terreno di Forlani, non ne so niente, certo che non c'era manco più bisogno di parlare, ci voleva la valla, no? La valla, una volta si usava in Sicilia, ma adesso si è usato un po' dappertutto, bastava far capire senza dire, per poter dire non l'ho detto, allora, perché, capisci? Sono scemo, allora abbiamo scritto scemo, no? C'è scritto scemo. Allora, Gardini dice a Forlani, Gardini torna a casa e dice a sé, Sam, bisogna far arrivare un po' di soldi di là. Adesso siamo andati di cima, possiamo usare qualsiasi altro. Sam, che è un po' così, non va da Forlani, ma va un po' Cittadisti, capisci? Fanno gli omologhi e dice a Cittadisti, ti mando 1,5 miliardi, d'accordo. Sam sta ad Araceli, Cittadisti sta a via del Gesù. Chi conosce Roma? 250 metri di linea d'arte. Ma mica porta i soldi, mica si sporca. Anche il secondo, è un po' così, ma è così. E... cioè, ma la dire, ancora uno che comanda. E allora Sam dice, va bene, ti mando 1,5 miliardi, va bene. No, non dici ti mando 1,5 miliardi, ti mando perché i soldi. Alla prima Repubblica c'era futuro, non è come adesso. Che li mette una verbale, che li mette una denuncia, la fa. E non si diceva manco anche in società. No, è una cosa... il denaro, che schifo, è una cosa, dammi, ma non c'era bisogno, tanto si sapeva quanto valeva, cioè, voglio dire, ma fu vicino, fu vicino, andate a un bosco, 200 milioni, capisci? Allora, fu vicino, dovevo andare su un miliardo, allora quando Sama, che cosa fa? Mica glielo porta, parla con Cittadisti e gli dice ti devo far arrivare dei soldi. Quindi questi primi due non hanno mai parlato di soldi e dicono ma io non ho mai parlato, non ha parlato, ma se quelli sotto si sono messi in moto perché qualcuno ci sa gli altri, quello sotto ha messo la benzina, Sama, e ha detto a quello guida la macchina, eccetera. Ma Sama mica gliel'ha portato lui, perché anche lui è un suo, allora dice al suo autista fattore, porta sta borsa. Aspetta un attimo. Abbiamo Fabrizio, Enea, hai. E Sandro e Agnese di Disco Volante, Sinigaglia. È vero? Confermiamo. Sì. il nome Disco Volante da cosa è stato preso? Questa è Enea. Disco Volante è un'idea di Franco Civelli, che è un nostro redattore paraplegico. Caporedattore? Sì, caporedattore, sì, è vero. Che è venuto nello studio e mi ha preso di petto e mi ha detto io voglio costruire un disco volante. Cioè costruire proprio il progetto con un suo calcolo di come si può dire... proprio delle leggi anche fisiche, sì, 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 perché sì, lui sì, aveva in mente un progetto ingegneristico, cioè di costruirsi proprio una macchina volante funzionante, insomma l'idea era proprio questa, e lui si è studiato
il principio della conservazione del moto, perché poi adesso non è che io possa entrare nei dettagli, perché il progetto di disco volante di Franco Civelli è un progetto segreto, quindi sì, voglio dire, non è che si può divulgare così tranquillamente a chiunque, perché poi può entrare anche in possesso di personaggi poco raccomandabili, quindi si può solo fare alcuni vaghi cenni sul progetto di Franco. Ma proprio l'altro giorno stavo parlando con Enea che è probabile che all'interno dello studio Zellig di disco volante ci siano delle microspie. Ecco appunto, quindi ne possiamo parlare solo fino a un certo punto. Esattamente. Ma poi dalla cosa dell'idea, diciamo, di costruire seriamente un veicolo funzionante, si è passati all'idea di un veicolo non materiale, ma di un veicolo immateriale, cioè quindi un disco volante etereo, perché in fondo già il disco volante in sé è un veicolo che viaggia attraverso l'etere, no? Quindi un altro veicolo però immateriale che fosse in grado di viaggiare attraverso l'etere e trasportare i contenuti del gruppo, della redazione, del gruppo di lavoro. A proposito del gruppo, quanti siete che collaborano attivamente a Disco Volante adesso? Dunque, attivamente quattro. Beh, anche qualcuno di più, direi. Beh, no, dopo ci sono le ultime ragazze che si sono aggregate adesso. Direi sì. 7-8. Indicazioni, sì. Comunque il nucleo base siete voi tre e Franco. Noi tre e Franco il nucleo base, sì. Benissimo. Le origini di Disco Volante ne avete già parlato, mi dà un'idea di Franco. Quindi voi siete Studio Zellig, è una cooperativa, è un'associazione? Un'associazione. Poi l'idea, noi qui lavoriamo ad un progetto su creatività, comunicazione e handicap. E nell'immaginario il disco volante porta gli extraterrestri, cioè coloro che sono altri da noi, ma anche in maniera totale, come può essere un disabile, come può essere un extracomunitario, come può essere un insetto, no? E da questa concezione siamo partiti per aprirci al mondo, per comunicare, usando linguaggi non verbali, linguaggi visivi, tutto quanto fa media, insomma. Cioè, e quali sono stati i momenti di successo di Disco Volante? Per provocazione, noi diciamo che la televisione è la terapia anche, no? Terapia non intesa terapista, terapizzato, ma il vedersi attraverso uno schermo o un visore o una console dà una autogratificazione. Questo l'ho fatto io, questo fa parte del mio bagaglio culturale, no? E se un malato mentale, un disabile fisico, psichico utilizza questo medium, noi pensiamo che possa attrarre giovamento per il ruolo sociale valorizzato, per quali erano le altre... Avere anche un ruolo di relazione con quella che è la comunità, la collettività, quindi un ruolo sociale riconosciuto, essere riconosciuti anche per dei talenti che tu hai da esprimere. Quindi diciamo il disabile in quel momento lì non è semplicemente un recettore passivo di progetti assistenziali, di servizi, ma è lui invece che ha qualcosa da proporre, qualcosa da offrire e anche un talento suo da esprimere e da condividere con quella che è la comunità, il quartiere, la collettività. Quindi lì rientra il discorso terapeutico e il discorso anche proprio del protagonismo, insomma, cioè dell'essere protagonisti di un progetto, ecco, non semplicemente dei recettori passivi. La comunità ha recepito appunto. Sì, ecco, proprio quella cosa che tu dicevi un attimo fa, no? Dice qual è uno dei successi di Disco Volante. Beh, a me la prima cosa che mi viene in mente, uno pensa quando pensa ai successi delle emittenti televisive, pensa a dei programmi che hanno fatto e hanno captato una audience particolarmente rilevante, no? Per Disco Volante, come per tutte le telestreet, secondo me il successo è il fatto stesso di esistere. Cioè il fatto che esisti è quello che è un successo, perché è il fatto di esistere che già cattura e capta l'interesse delle persone che hanno saputo che tu esisti.
e questo già è stato sufficiente per muovere un interesse, perché le persone che poi non solo hanno ricevuto il segnale, quindi hanno potuto vedere i programmi di Disco Volante, ma anche quelli che solo hanno saputo che questa realtà esisteva, si sono cominciati a avvicinare, si sono interessati, chiedevano che cos'era, che intenzione avevamo, cosa facevamo, e hanno cominciato a portare anche del materiale loro da trasmettere, quindi era questo già il successo, cioè il raggiungere e creare subito un interesse, un'attenzione, un'attrazione. Sì, ma poi, voglio dire, nell'ambito del piccolo raggio di trasmissione era sicuramente un successo anche in termini proprio numerici, nel senso che il Rione Porto, che è un rione, tutti quanti si ostinano a chiamare l'antico Rione Porto della città di Senigallia quartiere, in realtà non è un quartiere, il Rione Porto è un vero e proprio rione, infatti si chiama rione sulla base anche etimologica dei rioni veneziani, cioè le città di mare erano divise in rioni anticamente. Dal rio, sì, da fiume, esattamente, canale. Esattamente, il fiume ce l'abbiamo qui a fianco, il nostro fiume che non è un fiume, è un torrente che diventa largo solamente in città, e di conseguenza il Rione Porto, dicevo, è un piccolo rione, è la parte più piccola di tutto il centro storico di Senigallia, e quindi parliamo di 400-500 abitanti, non di più. I 500 abitanti del Rione Porto seguivano tutti quotidianamente Disco Volante, sia gli abitanti senigalliesi sia gli abitanti, i nuovi abitanti del rione. Un'altra caratteristica di questo posto è la forte presenza, oramai maggioritaria, di presenze immigrate di tantissime etnie, ma comunque sicuramente maggioritaria in questo momento. Quindi qua diciamo che su 500 utenti, no? 300 erano immigrati e 200 i senigalliesi storici, insomma, ecco, diciamo così, ma tutti comunque seguivano quotidianamente Disco Volante. Cioè qua veniva la gente e diceva: mi fai vedere la messa? E vedevano la messa, parlo in dialetto così, capite? C'è la commedia in dialetto stasera d'estate, ce la fate vedere? E vedevano la commedia in dialetto. Il consiglio comunale. Il Bar Giusi, che è qui a 50 metri, che è il solito ritrovo di tutta la comunità magrebina del rione, forse anche di più. Tutti lì sintonizzati. La televisione dentro Bar Giusi o era su Disco Volante o era su Al Jazeera, praticamente. Non c'erano alternative. Sì, poi loro quando vedevano questi immigrati che diceva Sandro adesso, quando vedevano un operatore di Disco Volante che li riprendeva, loro subito pensavano che il segnale televisivo arrivava, veniva ritrasmesso in Marocco, mandavano i saluti a casa, alla famiglia, perché quando venivano a telegramma pensavano, dice, allora poi queste cose tu le manderai in Marocco, le manderai in Tunisia, dai parenti, quindi così si crea subito questo legame del mezzo condiviso, insomma, perché non è in realtà un rapporto verticistico, lì è veramente un rapporto orizzontale tra l'operatore televisivo e le persone, la gente. E per partire, quali finanziamenti avete utilizzato? Finanziamenti, sottoscrizione, lo studio Zelig usufruisce di fondi sia da istituzioni pubbliche che istituzioni private. No, qui bisogna, secondo me bisogna essere molto chiari da questo punto di vista, perché anche a livello locale sono nate diverse polemiche da questo punto di vista. Allora, Disco Volante TV non ha ricevuto un centesimo di finanziamento pubblico o privato, al di là di quelli che spontaneamente sono stati messi in gioco dai vari componenti della televisione o di piccolissimi, ma veramente piccolissimi sponsor che neanche comparivano come sponsor dietro nostra richiesta. Punto. Questa è la situazione. Poi dopo c'è lo studio Zelig, che è l'attività che descriveva prima Enea, che per la sua natura, per la sua ragione, lavora con istituti pubblici e privati e ha di conseguenza, per il lavoro che
che fa e per il materiale che produce ha un suo canale di guadagno, ma che non c'entra assolutamente con il disco volante in quanto tale. Insomma, punto, stop. Bisogna essere chiari da questo punto di vista, perché sono venute fuori anche interrogazioni alle quali poi dopo sono seguite querele e denunce. Quindi chiariamo questa cosa. Chiariamo queste cose. E così è la situazione. Invece, bene, no, abbiamo parlato dei successi, ma poi quali problemi avete avuto? Il problema più grosso è stata la chiusura, la posizione dei sigilli. E se non subivamo quell'intervento lì d'autorità del Ministero, non avevamo problemi sostanzialmente. Cioè, i problemi sono della capacità di ognuno di noi di poter tirar fuori le proprie energie e quindi avere poi anche il tempo per starci dietro, per dedicarsi, perché sappiamo bene, insomma, questa è un'attività totalmente volontaria, spontanea, e quindi ognuno deve, sono tutte persone che magari o lavorano o comunque hanno altri impegni, devono stornare del tempo e delle energie da altre attività, da altre necessità, bisogni e dedicarle, ma questo lo si fa, voglio dire, questo in realtà poi non è un problema, però comunque è una cosa che va tenuta in conto, nel senso che non avendo degli appoggi e dei contributi anche sul piano finanziario ti trovi insomma a dover dare una disponibilità che da un lato è gratuita e da un lato sottrae tempo ad altre eventuali attività che tu necessariamente comunque devi portare avanti parallelamente, quindi questa è una difficoltà oggettiva, pratica, che tutti hanno, insomma tutti credo quelli che sono dentro il movimento delle telestreet, perché poi chi ha la famiglia, chi ha il suo lavoro oppure altre occupazioni comunque sa che quelle cose lì le deve fare, deve garantire un determinato tempo sicuro a quelle occupazioni e dedicare il resto a quello che magari veramente gli piace fare, che è l'attività di telestreet e quello che ne fa parte. Ma quindi voi Disco Volante, TV di strada, tra le poche se state chiuse, l'unica chiusa. Beh, c'è stato anche il caso di Termini Imerese, no? La telefabbrica sì, stata chiusa, vabbè, anche quella dei carabinieri. In realtà però anche Termini Imerese non ha più riaperto, anche perché c'era più nessuno che ci lavorava a questo progetto. Perché anche la riapertura, teoricamente, sentivamo, ed era una cosa di cui si chiacchierava tra noi proprio questi giorni, teoricamente sarebbe anche possibile, fattibile, sia a parte su un piano pratico, ma anche su un piano proprio di diritto, perché noi siamo stati chiusi, abbiamo avuto proprio la mala sorte, la sfortuna di essere stati sigillati 5 giorni prima che il Parlamento della Repubblica approvasse un ordine del giorno presentato da alcuni parlamentari dell'opposizione, dove si diceva che diciamo, comunque si doveva concedere alle telestreet sul territorio nazionale un permesso temporaneo di utilizzo dei coni d'ombra, diciamo, quindi una libertà di utilizzo dei coni d'ombra. Questo è stato accettato, recepito questo ordine del giorno dal governo Berlusconi, e quindi da quel momento in poi, diciamo, le telestreet hanno potuto operare anche con una certa garanzia di non essere continuamente assaliti da qualunque funzionario ministeriale che volesse intervenire brutalmente sulla loro attività. Però questo è partito, è stato accettato, è un evento parlamentare che si è verificato 5 giorni dopo la chiusura di Disco Volante. Quindi noi abbiamo avuto questa sfortuna e teoricamente adesso potremmo anche riaprire senza dover incorrere in particolari problemi di sanzioni, proprio per la copertura di questo ordine del giorno, che come garantisce gli altri, garantisce anche noi. Ma cosa ne pensate della classe politica italiana? Beh, su questo non so, è il caso di sorvolare. Forse è il caso che sorvoliamo su questo. Non credo che i nostri giudizi siano diversi dai tuoi. Sì. Abbastanza facile da prevederli, insomma, ecco, abbastanza facile da prevederli. Bene, vabbè, abbiamo parlato del contatto con gli immigrati, potete dire qualcosa riguardo gli atteggiamenti che sono cambiati magari nel quartiere che raggiungeva il segnale di Disco Volante? Parte, vabbè, c'è stato questo affluire di nastri, anche di produzioni delle... Ma adesso cambiamenti, voglio dire, non è che adesso poi, non so... Sì, 3 mesi. Magari sì. Non no, più che altro la disponibilità della gente del quartiere, sia Fabrizio che io abitiamo nel rione. E avendo tra noi un disabile su carrozzella... abbiamo lavorato molto sull'abbattimento delle barriere architettoniche, cioè
il nostro cavallo di battaglia erano questi servizi mirati al superamento delle barriere. E questo ha smosso qualcosa, perché che il ponte che abbiamo qui vicino verrà ristrutturato in maniera così per adesso provvisoria, però con l'abbattimento di gradini, di livelli. Franco Civelli verrà inserito nella commissione edilizia, no? La sensibilizzazione ai commercianti perché adattino le loro strutture anche per disabili. Abbiamo notato che un 90% delle strutture commerciali hanno un impedimento all'ingresso, cioè 3-4 gradini, porte strette, non agibilità, come il 100% dei bar non ha un bagno adatto per i disabili, come se non ci fossero, no? Il problema non si è mai posto. Con i nostri interventi molti commercianti si sono posti questo problema, poi se lo supereranno. Ma perfino le chiese, infatti poi Franco sottolineava nel servizio suo anche le entrate e gli ingressi delle chiese, insomma, ecco, sì, dove sì, c'è sì, dappertutto 3-4 scalini. E allora lui poi commentava, dice, vabbè, siamo tutti cattolici, però insomma questa roba qua davvero è un'indecenza proprio, e giù martellate, perché poi il leitmotiv, il ritornello del servizio erano le martellate di Franco su questi scalini di granito. Questo è presente sul CD. C'è sul CD, come no, il servizio delle barriere, sì. E quindi questo è stato uno degli obiettivi raggiunti anche grazie a Disco Volante. Sì, questo sì, certo, si può, sì, cioè, senz'altro. Poi la nostra storia è talmente breve che è un clean day, proprio un battito di ciglia, insomma. E quali altri erano i programmi di punta, oltre a quello di Franco? Quello sui profili di personalità popolari, qui del rione, della città, il consiglio comunale. Poi avevamo pescatori. Sì, il lavoro del porto. Insomma, avevamo un palinsesto, un proto palinsesto che poteva essere sviluppato in maniera così più ampia, più approfondita. Comunque continuiamo a, non dico a produrre giornalmente, ma insomma ci mettiamo le mani, perché pensiamo di non aver finito come storia. Avete degli ospiti in trasmissione? Abbiamo sì, che ha avuto, non so, Enrico Lucci delle Iene, poi Edoardo Bennato, quando venne a Cassinigallia quest'estate a tenere un concerto, lui apprezzò molto l'idea del Disco Volante. E poi personalità della cultura. Della cultura e della politica a livello locale. Enzo Cucchi, insomma. Sì, Enzo Cucchi come artista. Spettagnese. Guido Calvi, senatore. Per entrare nella politica, Calvi, Cucchi, Lyon. E chi intervistavate più spesso? Gente comune. Gente della strada. Uscivi in strada, andavi al mercato, intervistavi. Sì. Andavi al porto, intervistavi. Al mercato vi riceveva o era già fuori dalla portata? No, ma qui ci ricevevano appena qui di fronte, dove eravamo per il convegno, lì qualcuno ci vedeva anche. E come potresti trovare un modo per definire il linguaggio che utilizzava Disco Volante nelle trasmissioni? Com'è il linguaggio? In realtà non è che esiste, diciamo, sostanzialmente comunque. Va bene, diciamo, adesso non è che entriamo nella questione tecnica dei linguaggi, però quando abbiamo fatto anche delle rielaborazioni particolari del materiale che avevamo, molte volte in questi servizi che dicevano anche Sandro e Enea, con le riprese per strada si faceva più che altro un montaggio in camera, quindi non è che c'era una rielaborazione studiata e poi rivista
diciamo a tavolino, ecco. Sostanzialmente si prendeva questo materiale, poi il materiale in base anche a, alle interruzioni che venivano fatte al momento stesso della ripresa e la ripresa di registrazione veniva poi ritrasmesso così com'era, ed era un documento, un materiale reso disponibile così com'era, insomma. Nel caso in cui invece ci trovavamo a fare dei montaggi, quindi a rielaborare proprio noi di iniziativa nostra, abbiamo lavorato più sul campo dell'associazione simbolica in genere, cioè non fare un montaggio, tranne in alcuni casi in cui era appropriato, per esempio nel servizio delle barriere abbiamo fatto un montaggio abbastanza tradizionale di tipo narrativo, cioè un percorso, un viaggio, no? Si esce dallo studio e si va a caccia, come diceva Enea, per la città andiamo a caccia delle barriere e quindi mano a mano la strada che porta verso il centro della città, dallo studio, viene seguita passo passo attraverso una scansione sostanzialmente temporale e narrativa, quindi questo è un tipo di linguaggio elementare, televisivo, tradizionale. Quando non abbiamo usato questa forma qui, perché ritenevamo una forma diciamo più stimolante dal punto di vista dell'associazione d'idea per lo spettatore, allora abbiamo usato delle associazioni simboliche, quindi inserire anche nelle immagini riprese da noi anche delle immagini prese da archivi cinematografici, eccetera, che interrompessero un pochino il flusso naturale del discorso visivo, lo interrompessero con un contrappunto di contrasto, di contraddizione o comunque anche di analogia, di associazione simbolica. E questo è un altro tipo di montaggio, di linguaggio che abbiamo usato. Per il resto, insomma, ecco, sono queste le forme principali. Quando facevate dirette da qui, telefonava qualcuno? Certo, sì, la mattina alle 9 c'era una sorta di lettura dei giornali. C'era la rassegna stampa. La rassegna stampa tenuta un giorno dal Messaggero, un giorno dal Resto del Carlino e un altro giorno dal Corriere Adriatico, le tre testate locali. E venivano date le varie informazioni, le letture, se era successo qualcosa il giorno prima o la nottata la si dava, e lo studio era qui, era un drappo, un logo del disco volante e il giornalista. Venivano dati. Poi in un secondo momento commutavamo il segnale del satellite in terrestre, e lì so che è una piratata, però la mattina c'era la messa, no? Poi il meteo. Sai che ci sono questi canali satellitari specifici. E abbiamo mandato Iride, no? Iride TV, durante la festa dell'unità di Bologna, a cui abbiamo partecipato anche come telestrit nella rassegna. Sicché la giornata era piena, se vuoi, no? Fino alla sera, dove ospitavamo degli amici extra comunitari che ci portavano delle cassette dei loro paesi, della loro televisione o del loro cinema. Vedi Notturno Indiano, questa rassegna di cinema indiano, e del Bangladesh. Quindi il riscontro sull'audience, oltre a queste telefonate? L'unico rilevamento che abbiamo fatto era sui 300-400 persone. Rilevato come? Rilevato con un passaparola porta a porta. Tipo. Ma questo poi dopo la chiusura, perché dopo la chiusura abbiamo distribuito delle cassette porta a porta, per non interrompere bruscamente il contatto con il disco volante. Va bene, quindi ci abbiamo a concludere un'ultima cosa su così strumentazione adottata. Qual è la strumentazione subito? È quella classica, diciamo, sono videocamere portatili, piccole, e digitali. Quindi si lavora sul mini DV, perché il mini DV poi ti consente di fare il montaggio digitale su computer,
e quindi è uno strumento relativamente semplice da un lato e compatto anche, cioè non devi poi connettere anche apparecchiature complicate di tipo diverso e interfacciarle fra di loro in un processo di lavorazione complicato, ma ti basta una videocamera e un computer e fai tutto, insomma controlli tutto il processo di lavorazione dalla registrazione della camera al montaggio, al riversamento, alla registrazione su tutti i supporti, alla post-produzione, controlli insomma tutto il flusso con una dotazione contenutissima. Le videocamere sono o di proprietà personale o certe volte prestate da amici, il computer è stato comprato usato con una spesa minima, la dotazione software inclusa, i programmi amatoriali di utilizzo semplice, ma sapendoli poi gestire si tirano fuori anche dei risultati abbastanza decenti, insomma. Sì, l'unico costo è stato il trasmettitore, il modulatore di frequenza, che ci è costato 700-800 euro. Che avete preso? Abbiamo utilizzato il primo kit Telestreet. Mm-hmm. Con antenna Omni a 360 gradi. Ah, lì tu vai, sicuro. Sì, è obsoleto adesso. Ah, certo. Perché è già stato superato proprio questa cosa. Però è su, è una bella antenna, ancora ce l'abbiamo sul tetto. Visibile, si vede, ogni volta che la vedo mi incazzo. Perché penso storia di essere sigillato, però. Non tutti i mali vengono per nuocere, dalla nostra chiusura siamo balzati alle cronache da giornalisti affermati, testate televisive, programmi TV, tutto. È successo il finimondo, insomma. Fino all'organizzazione di Eterea a cui tu hai appena partecipato. Benissimo, dovete aggiungere qualcosa, sennò... Evviva di vogliamo... Scovolante più! Evviva di Scovolante e ricominciare al più presto. E io ve lo auguro. Sì, anche noi. Grazie. Prego. Così, dai Agnese, saluta un po'. Prego. Così, dai, tira sul tiro. mica te lo taglia, Dai, così, via. Dai, lo fanno tutti, no. Lo facciamo tutti, dai. Tutti quanti, lo facciamo tutti, fallo pure tu. Viva Disco Volante! Ecco qua. Viva! Telecitofono. Già. No. Il logo è carino, quello che mi hai mandato. Sì, non ti dico cosa è costato, perché... Vabbè, allora, adesso finita l'intervista, dobbiamo parlare di competenza. Il grande business non è coloro che coltivano le papave da occhio. Quelli sono registrati a $50 l'anno. Il vero problema è che in Afghanistan ci sono due posti, ci sono due mercati dove tutto il papavero da occhio, per il 95% del commercio internazionale viene fatto in Afghanistan. E noi riteniamo che quella realtà, che è aumentato del 200% da quando sono caduti i talebani, non che diminuite, è aumentato del 200%. Per questo è il problema. Quella realtà va combattuta non con le bombe, ma va combattuta dandogli uno sviluppo economico con una cooperazione internazionale. Noi vorremmo portare in Europa dei cittadini che non capiranno niente di geopolitica, che non sapranno cazzeggiare come grandi politici del centro-sinistra, stanno lì, che parlano benissimo. Ma l'avete sentito quando parlano così benissimo? Dice, ma che idea? Se qua parlano bene, sapete come dire. Parlano così bene. Ma che possono dire le idee concrete? Noi abbiamo individuato, e non è demagogia, noi abbiamo individuato dei posti di 2 miliardi di euro per poter rifinanziare l'agricoltura in Afghanistan. I 2 miliardi di euro sono ancora lì, sono stati tenuti bloccati per 2 anni e sono serviti adesso per rifinanziare il commercio, no, questa è una cosa più strana ancora, la riqualificazione del sistema militare, perché le bombe non devono far male quando ammazzano. Cioè, il problema è, capisci? C'è tutto uno studio, perché la bomba quando ammazza disintegra, distrugge, male. Allora bisogna che sia una bomba che sia chirurgica. Tac! Capisci? Questo è. Allora a me pare, questa non è demagogia, questo l'ho vissuto io con i miei occhi, perché io, non so se lo sapete, ma io il giorno del bombardamento americano, io c'ero lì, io non stavo qua, stavo al confine da Peshawar e Quetta, e stavo lì sotto le bombe a vedere che cosa succede, e li vedevo scappare con gli occhi dalle orbite a sti bambini, a ste donne, nude, e io stavo lì col sangue in mano, non sapevo che cavolo faccio,
c'era per il Parlamento Europeo, certo che ci hanno mandato per felicissima, per la parte di me. Però io ho visto la disperazione di quegli uomini, e allora dire che per motivi di giustizia, per combattere l'ordine pubblico, bisogna andare a fare guerra, io non lo sopporto, non perché sono di sinistra, lo sopporto perché sono cittadino del mondo, perché ritengo che le bombe a tuo coglio coglio sono bombe a grappoli che fanno male a tutti quanti. Ecco perché io volevo andare in Europa. Tu mi hai detto che cosa dobbiamo andare a fare in Europa. In Europa ci vorrei andare per avere un'Europa della pace, per non avere un'Europa di sfruttamento, per non avere un'Europa di serenità e solidarietà. E viva Dio per avere un'Europa di legalità. Perché no? Perché no? Perché no? Perché in nome? Perché in nome di questa necessità di stare insieme per battere l'altra parte, di legalità non si deve parlare. Ma perché in nome di questa necessità di battere l'altra parte, di qua dobbiamo accettare e subire subitamente tutto ciò che accade tutti i giorni? Io ritengo che tutti i cittadini della sinistra abbiano il dovere, non più il diritto, di chiedere ai propri dirigenti un codice dove si impegnano almeno all'interno delle proprie liste a comportarsi per così come dicono di comportarsi. Quindi non candidare persone condannate, non far fare, dare i carichi pubblici a persone rinviate a giudizio per reati gravi, quindi evitare i carichi di incompatibilità. Ti cito quattro casi. Tu mi devi spiegare a me per quale ragione sindaci di massime città fanno i sindaci e fanno i parlamentari europei. Me ne devi spiegare per quale ragione, e se stanno a destra e se stanno a sinistra. Tu devi spiegare per quale ragione, anche in queste elezioni, in queste circoscrizioni del nord-est, noi avremo sindaci di primarie città, non cooperati, che poteva avere anche diritti e che forse ne aveva più diritti tanti altri. E quindi è stato messo a portare avanti una battaglia a Bologna, ne siamo tutti orgogliosi, noi l'appoggiamo. Noi devo fare altro, non ci piace, noi devo fare altro, ci piace, ci ha coinvolto sin dal primo momento. E abbiamo potuto dire la nostra e noi l'appoggeremo. Però in questa circoscrizione, a cominciare da Venezia, ci saranno sindaci che si ricandideranno per andare all'Europa. Allora voi mi dovete dire con che titolo poi andiamo a dire a quell'altro di Palermo o a quell'altro di Catania o di Lecce che fanno il doppio incarico, con che titolo noi possiamo andare a dire che le liste civette sono una porcata, la lista civetta è come una rapina, con che titolo possiamo dire, se ve lo ricordate mi sono giustificato, dobbiamo farlo per noi perché lo fanno loro, fanno una rapina, dobbiamo farlo per noi perché si pareggiano, sono due rapine. Grazie. Ragazzi, io ne approfitterei perché in forma splendida, quindi adesso proprio facciamo.